Allora, il piano sociale integrato è un adempimento della legge 12, ma noi non l'abbiamo voluto vivere come un adempimento di programmazione per i prossimi 3 anni, ma come un laboratorio di idee. Abbiamo messo su un percorso partecipato, 39 gruppi di lavoro, 400 operatori che hanno collaborato a mettere insieme una documentazione molto ricca che poi metteremo sul sito, che però è stata sintetizzata al massimo in alcune decine di schede che molto precisamente indicano nei prossimi 3 anni che cosa vogliamo fare sul sociale, sul sociosanitario e il sociale inteso con tutte le sue possibili integrazioni, con un cronoprogramma, con gli esiti, con chi deve fare che cosa. Quindi una cosa molto operativa, molto precisa, ci prendiamo degli impegni e speriamo di riuscire a mantenerli. Ma, molto spesso i pazienti che ricevono servizi dal sistema sanitario hanno anche problematiche sociali e le due cose non possono essere gestite secondo binari distinti, e quindi il primo atto è un processo di integrazione per quel che riguarda l'accesso ai servizi. In molti distretti abbiamo già strutture fisiche dedicate comunemente, ASL e comuni, servizi sociali all'accoglienza, in molti bisogna ancora arrivarci, e questo è il primo punto. Il secondo è la gestione di percorsi assistenziali, sociali e sanitari che possano essere pensati e costruiti sulle situazioni di ogni singolo paziente, di ogni singola persona, in modo coordinato, per evitare di sprecare risorse, ma soprattutto per non lasciare nessun lato scoperto. Sull'integrazione sociosanitaria, il concetto di dote di cura è un concetto che si sta studiando anche a livello nazionale, cioè il ricomporre sulla persona o sulla famiglia le varie prestazioni dei vari servizi come fosse una dote. Quindi ogni persona disabile o ogni persona anziana deve avere quel riferimento di assistenza, mettendo insieme risorse anche di più enti. Ma al centro ci deve stare la persona, il progetto individuale con la sua dote di cura. Questa è una modalità di lavoro che abbiamo attivato già per i pazienti di SLA, che sperimenteremo con le gravissime disabilità. E la cosa che cominciamo a fare quest'anno, quando avremo cognizione delle risorse che verranno messe a disposizione a livello nazionale, quindi faremo il riparto fra le nostre aziende, costruiremo i budget di distretto che, oltre a finanziare le attività ambulatoriali, specialistiche, la diagnostica e quant'altro, insomma, già si fa, dovranno, come dire, essere organizzati anche per quota capitaria, in modo tale da poter assicurare agli anziani, ai disabili di varia natura un riferimento economico, e con quelle risorse, quelle che abbiamo, dobbiamo riuscire a dare il meglio, naturalmente, sapendo che è opportuno, è importante tenere il più possibile a casa le persone. Quindi il primo step di ogni azione è il sostegno alla domiciliarità. Sul piano sociale, invece, sulle risorse andremo a un meccanismo che cerca, come per la sanità, di riequilibrare, quindi stabilire delle quote capitarie, ma anche con sistemi di premialità per i comuni che investono di più e per i comuni che chiedono anche la compartecipazione alla spesa, perché vorremmo cercare, nel massimo rispetto e autonomia di tutti i comuni, creare però anche delle condizioni più omogenee sui livelli di compartecipazione, sulle fasce ISE. Fra l'altro a breve uscirà la riforma dell'ISE, quindi dovremo rivedere tutti i nostri regolamenti. Abbiamo avuto questa importante notizia che l'università ha riaperto il biennale del quinquennio di assistenti sociali, e il piano oggi prevede che gli assistenti sociali assumano la responsabilità dei distretti, e quindi era necessario che l'università sostenesse questo corso che aveva soppresso e che consente di mantenere viva la tradizione della formazione di assistenti sociali in Liguria.
Abbiamo una proposta per mettere a posto gli educatori che svolgono questa funzione in ambito sociale e sociosanitario, magari da molti anni con titoli diversi, e quindi riallineando un corso di un anno per crediti, quindi chi lavora da molto tempo con poca teoria e poco spreco di tempo, dando anche accesso poi all'università, l'FTS con l'università, consente di mettere a posto anche sotto il profilo dei titoli professionali gli educatori. Abbiamo aperto alle scuole superiori il corso OSS, l'indirizzo sociosanitario. I giovani che vogliono seguire questo corso in formazione professionale in un istituto professionale quinquennale possono prendere questo indirizzo, che è propedeutico sia alle materie più tradizionalmente sociali dell'università, assistente sociale, educatore professionale, fino al medico, perché il titolo quinquennale consente qualsiasi iscrizione, ma abbiamo tutte le parti delle figure tipo il logopedista, il fisioterapista, ma dopo il quinquennio con un esame uno può acquisire il titolo di OSS. Diventa fondamentale sempre di più far combaciare il sistema dell'autorizzazione, il sistema dell'accreditamento sociale, sociosanitario e sanitario, la formazione del personale che obbligatoriamente deve avere i titoli per essere impiegato in strutture che si sono fatto autorizzare e accreditare i servizi.